Siamo con il professor Barone, terrà una lectio magistralis ad inizio del convegno di oggi. APDAP in neurologia, ma qual è lo stato dell'arte? La neurologia è una scienza che è cresciuta enormemente negli ultimi anni, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista clinico interventistico. E quindi noi cerchiamo, noi neurologi, di conciliare le conoscenze acquisite con le esigenze del territorio. Non è un'operazione sempre facile, ma è possibile e si apre anche a nuove discipline come la telemedicina o la genetica per le malattie neurologiche o anche interventi neurochirurgici per alcune malattie. Cerchiamo quindi di portare le conoscenze come all'applicazione clinica. A chi è rivolto in modo particolare? La mia relazione in particolare è rivolta ai colleghi neurologi, ma loro sanno bene qual è la situazione. È una relazione che io spero possa volare e arrivare alle dirigenze delle strutture aziendali che forse avrebbero necessità di aggiornarsi sulle conoscenze che riguardano la disciplina neurologica. Ecco, molte le difficoltà, professore? No, le difficoltà si superano, le difficoltà sono legate anche al momento. Post-Covid ha stravolto la struttura ospedaliera, per esempio, e purtroppo devo dire che per mancanza di medici urgentisti molti neurologi devono dare il loro turno di lavoro non come neurologi ma come urgentisti nel pronto soccorso. Questo toglie risorse chiaramente alla cura di patologie croniche come la sclerosi multipla, l'epilessia, i disturbi del movimento, le demenze e così via.